così deve essere umani. Ma che bello, ma esseri umani bellissimi. Io non ho mai visto tanti esseri umani più belli in un'unica serata, in un unico posto. Bellissimi. Io stasera voglio lodare l'essere umano. Eh sì, perché non ci capita più spesso di dirci quanto siamo belli. Ma chi è? Ma chi è l'essere umano più bello del mondo? Ma quanto siamo belli? Ma quanto siamo belli? Guardala! Guarda quella gnuffa! Ma quanto è bella che quando ride gli si muovono le tette! Ma dove la trovate un'altra essere umana così? Gli esseri umani tossiscono, gli esseri umani parlano, sanno anche tacere, ma soprattutto gli esseri umani sbagliano. Se c'è una cosa che ci distingue dagli animali è che l'essere umano sa sbagliare. È una dote saper sbagliare e accorgersi dello sbaglio, magari rimediare a quello sbaglio, è una dote ancora più grande. Gli esseri umani sbagliano perché sono esseri umani. È umano. Gli esseri umani perché sbagliano? Perché l'essere umano decide. Lui lo sa cosa vuole. Sa cosa vuole, dove vuole andare, se ha fame, se deve mangiare, se parlare, se tacere, lo sa. Perché pensate... No, topo, tu non c'è bisogno. Pensate, voi tutti tranne il topo, pensate che l'essere umano pensa, a parte il topo, pensa, l'essere umano pensa e riesce a pensare in silenzio, ad alta voce, per immagini, in bianco e nero, pensa in dialetto e pensa a tante cose contemporaneamente. Oh, ode all'essere umano, o non essere umano, ode all'idiozia, agli errori, alla banalità, ode all'essere umano che sa farsi coraggio da solo. Essere umano è umano, ma è anche animale perché segue l'intelletto, ma segue anche l'istinto. Ode all'essere umano sicuro di sé, sicuro anche ai dubbiosi. Ode ai dubbiosi e ai sicuri di sé. E se non ci fossero i sé? Se non ci fossero i se stessi. Ode ai se stessi. Se non ci fossero i sé. Se uno è sicuro di sé, sicura. Se uno è sicuro di sé, sicura di sé. Così, se è l'accento. Se uno è sicuro di sé. Sicura di sé. C'ero una volta io. Veramente?
Una volta c'ero io. Una volta? Adesso... Una volta c'ero io. C'ero una volta? No, una volta nel senso per dire nella ragione per cui... sì, ma io, scusami, stavo parlando, io ho detto c'ero una volta, io. Una volta c'ero anch'io, ma c'ero anche adesso, anzi c'ero prima di te, non vedi, quando, sono più alta, più slanciata, più magra, più con le caviglie sottili, lo sguardo più profondo. Infatti, stavo per dire c'ero una volta io, ma non andavo bene. C'è per forza, che vuoi andare bene a fare? Che vuoi fare che stanno dalla tua parte. C'era una volta io, ma non andava bene. Anche quando incontravo la gente per strada, la conversazione era simpatica. Agganciavano. Ma fa un culo. Così mi sono dovuta adattare. E mi sono data un nome. Adesso se vi chiedete chi sei, rispondo sì, chi sei. Anna Carla Pibia. Veramente Anna Carla Pibia sono io, ma lo sanno tutti, vedi, hanno riso perché sei ridicola proprio, non è che ci sono io qua insieme a te, ti dai il mio nome, io sono Anna Carla Pibia. Però io posso chiamarmi come vuoi. No, non puoi chiamarti come vuoi. No, a me, se mi è venuto in mente Anna Carla Pibia, un motivo ci sarà, come mi devo chiamare? No, Anna Carla Pibia sono io, ma da mon che sono Anna Carla Pibia. Mi piaceva Pibia. Anna Carla Pibia sono io. E come la devo chiamare? Rita Felicetti, per esempio, è molto carino. Rita Felicetti, no? Come ti chiami oggi? Rita Felicetti. Ah, così, se dovessero chiamarmi, se mi dovessero chiedere ma tu chi sei, probabilmente risponderei Anna Carla Pibia. Brava, e io Rita Felicetti. Fila. Ma io ho passato ore e ore davanti allo specchio. Anche io. A guardarmi di faccia, di profilo, di tre quarti. Cambiavo acconciatura dei capelli, mi rizzavo sulle punte dei piedi, ma niente. La mia figura era sempre quella, sempre la stessa. Un corpo di cui mi vergognavo, una statura di cui... Forse era la statura di cui mi vergognavo. Potresti vergognarti anche del corpo. No, sei carinissima. Ma quando ti chiami Carla Pibia, poi sei diventata acquistato un tocco di... Forse faremmo meglio a star zitta. Tu farete a star zitta, io non ho parlato mai. Ho fatto il monologo, tutti esseri umani. Siamo esseri umani, qua non ce n'è uno uguale all'altro, No, infatti, perché se c'è qualcuno che ti somiglia. Secondo me è impossibile. Qualcuno vuole sfidare il mio sguardo. Comunque, c'ero una volta io e non andava bene. Adesso c'è Anna Carla Pibia. E le cose vanno molto meglio. Molto, molto. Perché io sto bene. Sto benissimo. Benissimo!